Una guida in 8 punti per programmare su web una vacanza in sicurezza, dalla scelta dell'immobile in affitto ai metodi di pagamento più affidabili. A stilarla per questa anomala estate 2020 è la Polizia Postale e delle Comunicazioni in associazione con l'Unione Nazionale Consumatori e col portale subito.it. L'intento dell'operazione è di fornire consigli utili a tutti i cittadini che, dopo i mesi di lockdown, sentano l'esigenza di vivere una vacanza in tutta sicurezza, prima di tutto sanitaria. Niente di meglio in quest'ottica che optare per l'affitto di una casa, così da non dover condividere gli spazi con sconosciuti. Ma l'attenzione alla sicurezza deve essere posta fin dalla ricerca e dalla prenotazione sul web, che è un'importante risorsa, ma che per il turista poco accorto potrebbe nascondere fregature. Da qui la guida di Polizia Postale, UNC e Subito per aiutare i consumatori nella scelta del miglior nido per le vacanze, per le proprie esigenze e riducendo il rischio di incappare in sgradevoli sorprese. Vediamo quindi le 8 regole della scelta in sicurezza della casa vacanza. Prima di tutto è necessario assicurarsi che l'inserzione contenga immagini realistiche, complete e non troppo patinate. Per farlo è sufficiente operare una controprova cercando nei motori di ricerca foto non promozionali dei luoghi e degli alloggi proposti nell'inserzione. Poi l'immobile deve essere descritto in maniera completa e dettagliata. Meglio instaurare un dialogo via chat con l'inserzionista per avere foto e informazioni aggiuntive. Valutare se il prezzo dell'immobile sia adeguato a quel che offre. Se possibile, incontrare di persona l'inserzionista prima di confermare la prenotazione per constatare che tutto sia regolare. Valutare la richiesta e il valore della caparra. Attenzione a non inviare online documenti personali e infine effettuare pagamenti solo su IBAN o tramite metodi di pagamento tracciato. Pochi accorgimenti di buon senso, ma che possono fare la differenza tra una vacanza di vero relax e una da incubo.